Ciao ragazzi, benvenuti sul vlog, sono Ustoggia, ragazzi, siamo qui per combattere le nostre paure. Assolutamente sì, raga, e infatti che cosa andremo a fare? Cioè, non è proprio una mia paura, però, cioè, di sicuro avrò un pochettino di paura nel farlo. Che cosa andremo a fare, raga? Noi dobbiamo uscire fuori casa per andare a cercare una collina altissima, cioè, quindi con una buona discesa, quindi con dell'erba. E poi, raga, dobbiamo usare, tipo, qualcosa a mo' di slittino per andare giù a raffica. Che cosa stavo pensando di utilizzare? Ecco, adesso vi farò vedere che ce l'ho qua di fronte a me. Ecco qua. Ragazzi, ditemi ovviamente qui sotto nei commenti dove ho utilizzato questo materiale. E visto che è molto flessibile, cosa stavo pensando? Di mettermi sopra di esso, sperando che ovviamente, raga, non si rompa sta roba. Spero proprio di no. E poi tirare verso l'alto un pochettino, perché sennò, cioè, dopo si va tutto ad impuntare, cosa che noi non vogliamo, ok? Una volta tirato verso l'alto, ragazzi, cioè, abbiamo la forma di uno slittino. Ok, intanto, raga, ho fatto partire, ho sputato in una maniera assurda, ma sono dettagli. Quindi avrò bisogno pure dello scotch per fare qualcosina, proprio per tenerlo verso l'alto. E raga, e noi ci siamo. Quindi, raga, prendiamo, eccolo qua, guarda qua, guarda qua, tutto già pronto. Prendiamo pure lo scotch, raga, e andiamo assolutamente in giro per la città a cercare una collinetta. Andiamo, guys. Ed eccoci qua, ragazzi, dopo 15 minuti di strada, so dove possiamo fare la nostra impresa. Dove possiamo andare? Dove ho fatto lo scorso video, ho pensato. Perché in pratica, ragazzi, dove ho fatto lo scorso video c'era una collina, poi c'ero io e dietro, vabbè, vedevate voi lo sfondo. Quindi andiamo in questa collinetta qua, raga. Prendiamo il tutto e andiamo direttamente lì. E poi, ragazzi, ci studiamo bene 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 la strategia. Allora, ragazzi, eccoci arrivati al punto. Ci sono due problemi, ok? Ci stanno due problemi belli grandi, ma uno è ancora più grande. E adesso, ragazzi, vi spiegherò. Allora, qui il problema è che a Bologna ha piovuto tutta la notte. Quindi, ragazzi, cioè, quando tu cammini senti... Vabbè, ma questi sono dettagli. Quindi, cioè, di sicuro mi vado a sporcare. Ma questo, ragazzi, non è un problema. Sapete qual è l'altro problema? È che è super ripida. No, no, ma pesantemente ripida. Intanto, ragazzi, quel robo lì lo lasciamo al volo lì. Guarda. Cioè, guarda, mi sono già bagnato. Ragazzi, mi sono già bagnato. Quindi stavo pensando ad una cosa. Se noi prendiamo lo slittino, ok? E pian piano, tipo, andiamo a schiacciare tutta l'erba proprio per fare la pista. Raga, è l'unica soluzione. No, ragazzi, è troppo ripida sta roba. Però ormai io, il problema è che ho detto, ad inizio video ho detto, dobbiamo superare le nostre paure. Se non avessi detto questa parte qua all'inizio, avrei cercato una cosa un pochettino più bassa. Però, ragazzi, ormai siamo qui. Non mi va di sprecare altra benzina, perché sappiamo che costa parecchio. Vabbè, adesso è sceso un pochettino di prezzo, però, cioè, no. Va così, quindi, raga, iniziamo subito. Prendiamo il nostro slittino, perché alla fine una cosa che ho capito è che solamente qua all'inizio c'è davvero tantissima erba. Poi, salendo pian piano sempre più in su, ce n'è di meno. Però il punto, ragazzi, scivola davvero un botto, ma fa lo stesso. Io, ragazzi, arrivo lì in fondo, so già di schiantarmi. Mannaggia la miseria. Allora, mannaggia, saliamo fin su. Ok. No, cavolo, ho lasciato lo zaino giù. Gari! È un botto in discesa. Stavo per cadere. Intanto, ragazzi, le mie scarpe sono totalmente bagnate. Here we go. Ok, ragazzi, ci sono alcune cose ancora da perfezionare, però intanto all'inizio faceva fatica a scendere, ma invece se lo faccio da in piedi, cioè in piedi più o meno, cioè tipo nel senso a modalità skate, funziona parecchio. Quindi, ragazzi, devo prendere un pochettino la mano. E poi ovviamente noi dobbiamo provare a fare dei trick. Eh sì, assolutamente sì. Raga, magari boh, proviamo a fare un 180 più avanti, però per il momento facciamo un pochettino di pratica. Ok. Allora, sto capendo alcune tecniche, ok? Il punto è quando arrivo ad un quarto della pista, se io sto seduto, cado, cioè proprio si impunta. E poi, ragazzi, cioè, me ne vado a cagare per conto mio. Ma se invece mi metto come ho fatto l'ultima posizione, funziona. Però, ragazzi, guardate, il problema, visto che ha piovuto, ci sta anche del fango. E ovviamente il fango, vabbè, adesso non c'è, però prima ci stava un pochettino sulle scarpe. Ovviamente se io metto i piedi lì si sporca quello. E dopo cosa succede? Se mi vado a sedere, ragazzi, pulisco tutto il mio sedere.
Guarda, ecco. Eccolo qui. Sarà un'impresa, ragazzi. Perché io voglio farla tutta, capito? Senza fermarmi manco una volta. Quindi voglio andare proprio con una velocità supersonica. Super veloce dobbiamo andare. Quindi, raga, continuiamo. Mi sono sfracasciato, raga. Mi sono distrutto qua verso la fine. Adesso, raga, faremo in un'altra maniera. Visto che di qua ovviamente avete sempre la stessa inquadratura, vi porterò direttamente con me, ok? Così, perché di qua ho visto un pochettino... Sto laggando. Non si riesce a capire un Ho visto un pochettino dell'inquadratura di qualche clip prima. Sembra una cosa molto easy. Vi porto su com'è, raga, e valutate voi. Ed eccoci qua. Allora, vedete un po'? Adesso facciamo la discesa. Porca di quella vacca, capite un pochettino. Porca di quella vacca. Ho sentito un truck. Spero che non sia il mio sedere, raga. Ho sentito un truck che non va assolutamente bene. Un altro truck si è sentito. Spero di non averla... No, raga, l'ho rotta. L'ho rotta. Io non ci credo, raga, guardate. Lo di... No. No, ragazzi, no, così no. Non va assolutamente bene, raga. Non mi interessa, raga, in qualche maniera dobbiamo continuare qua. Porca di quella vacca, ho distrutto tutto. Allora, ragazzi, mi sono ripreso un pochettino e intanto ho fatto pure un miglioramento. Cioè, adesso, miglioramento, cioè, è un parolone. Ho semplicemente messo dello scotch, ovviamente vi farò vedere. Ho cercato in qualche modo di ripararlo, però, ragazzi, cioè... Bah. Speriamo semplicemente di non farci pungere nel culo, ok? Quindi... Adesso, ragazzi, noi possiamo assolutamente riprendere. Mannaggia, ragazzi, ho appena notato che la nostra maniglia è andata. Perciò, ovviamente, noi dobbiamo... No, ragazzi, no. No, no, ragazzi, no. Non mi potete dire questo. Ok, ok, ragazzi. Aia. Sì, mi sono punto il culo. Come l'ho detto, ragazzi, 2 secondi fa... Non ci credo. Sapete cosa vi dico? Adesso mo lo provo al volo in piedi. Se si riesce a fare qualcosa bene. Se... No, ragazzi. No. Ragazzi, mi sono distrutto. Cavolo, la spalla, raga. No, fermi tutti qua. Ma aia. No, assolutamente no. Ragazzi, sono passati 20 minuti circa. Mi sono ripreso un po'. Allora, andiamo al punto della situazione. Guardiamo qua il braccio. Poi, le scarpe, lasciamo perdere. Ragazzi, totalmente bagnati. I pantaloni, guardiamo pure qua dietro. Guarda, qui sembra che mi sono cagato addosso. Però, ragazzi, vi posso giurare che non è così. Poi, raga, ho distrutto pure il microfono. Cioè, cadendo, faceva dei ciocchi bruttissimi. Ovviamente spero che non dia fastidio durante il video. Però, raga, cioè... A quanto pare questo video qua, ragazzi, è finito davvero malissimo, porca di quella vacca. Quindi non c'è né 180 né niente, raga. Mi sono distrutto per davvero. Poi, cavolo, mi fa un po' male la spalla adesso, mannaggia la miseria. È andata così. Però, vabbè, non ci posso fare niente. E perciò, ragazzi, mi arrivati fino al fine di questo vlog. Se vi piace, lasciatemi un like, un commento magari. Fatemi sapere come cosa ne pensate. Ragazzi, evitate di provarci perché vi distruggete per davvero. Per chi mi volesse commentare, ah, potevi usare uno slittino. Raga, sul momento non ce l'ho lo slittino, porca di quella vacca. Però, ragazzi, se vi piace questa cosa qua, possiamo assolutamente rifarlo. Rifarlo con nuovi upgrade. Fidatevi, ragazzi, ho qualcosa in mente, che è tanta roba. Perciò, ragazzi, mi raccomando, lasciate un pollicione all'insù. E noi, ragazzi, ci vediamo al prossimo vlog. Bella, raga.